Ehi, Nathan. Sì? Terra in vista. Che te ne pare, eh? Beh, sembra fantastico. Prendi un attimo il timone. Lo sai, con tutto questo correre e tentare di salvarci la pelle, non ci siamo mai presi un minuto per fermarci a riflettere su quanta strada abbiamo fatto. Eh? Sic parvis magna. Sic parvis magna. Già. Senti, fratellino, ti perdonerà, tranquillo. Se le porti un tesoro come quello, chi non lo farebbe? Non lo so. Sai, forse ho tirato un po' troppo la corda. Sinceramente l'immaginavo più grande. Sicuro siamo nel posto giusto. Trovo un punto in cui si possa attraccare. Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie di Uncharted 4. Chiaramente per parlare c'era questo breve filmato, diciamo, in questo caso, quanto quello del capitolo iniziale, quindi ve l'ho fatto vedere, se è stato zitto. Niente, siamo qua, 12° capitolo, come da titolo in mare si chiama, e bisogna dirigerci verso quest'isola qua. Forse Libertalia. Ho fatto un danno. Come una capanna sulla spiaggia. Ho fatto un danno perché sono andato fin qui e non ci volevo andare. Beh, si inizia subito alla grande questo capitolo, questo nuovo episodio. Bene. Devo tornare in acqua. Certo. Davvero finito i soldi. Sì. Dovremmo trovare un nascondito. Strana come cosa, perché comunque non capisco come possa una barca sulla spiaggia così andare, però vabbè. Allora vediamo un po' dove c'ho da andare, c'è da andare lì. Ma comunque si è in acqua lì, da rende. E non ho voglia di fare bagno per davvero. Devo andare lì forse. Che non so dove devo. Diciamo sbarcare, ecco. Forse vedi. Esci dal veicolo, vai. Qui. Andiamo, vai. Sam, diamo un'occhiata. Buona idea. Ma, grottone. Scorte di una spedizione precedente. Ok. Questo lo sa. Cos'è lì? Lo legge. Boh, no, ti prego, fai il riassuntino, Drake. Sì, Drake, Nathan. Vabbè, lo chiamo Drake a volte, anche se siamo. Il nome Dio è Nathan, però vabbè. No, mettilo nel tuo sacchino dell'IKEA, grazie. Vai. Sam, la scritta è il nipote di Burns. Beh, può avere un senso. La campana era vuota. Forse ha seguito la nostra stessa pista. Sa che non bisognava, diciamo, sbarcare qui. Vabbè. Perché credo, che qui ci sia solamente quella letterina, ecco. Andiamo. Ora andiamo. Vabbè, ma calmati. È salito lui perché non vedo. Boh, io giro. Sì, cioè. Si va? Forse vedi, diamo un'occhiata. Sì, probabilmente qui. È qui. Senza dubbio un segno di presenza umana. Ok. Proviamo a scendere qui. Se ti levi, Sam, gentilmente. Proviamo ad andare di là. No, non ci si fa. No, probabilmente è qui, anche questo tipo ponticello, se no poi bisognerà attraversarlo. Il problema vale. Come ci si arriva?
Bella domanda. Oh, bello, dì. Vai, dì. Sa che aveva fatto. Forse non metteva più di cantare cori in marinaresca. Sì, l'unica spiegazione. Che ci si possa lì? Ma che... Quindi non è nemmeno qui, almeno. Per ora non sembrerebbe. Male, molto male. No, ti va, ti va. Forse si può salire. Me lo sento, sono molto fiducioso. E Ale, vai. No, ma dove sono svuoto prima? Sì, sì o no? Mo' ricordo. Non, no, non mi sembra. Bene, vai, no, invece qui è regola. Ale, direi è questo. Eccolo lì, il magico ponte di prima. Ponticellino, me l'ho chiamato io. Sembra una torre ad avvistamento. Bisogna subito entra. Riusciremo a vedere qualcosa. Ok, saliamo. Non ce la fa, è salta lì. Ah, infatti. Ma cosa fai? Ma cosa fai, Nathan? Dio buono, dì. Accidenti, dì. Accidenta duri. Vai. Tirati su. Girati, guarda di là. E salta. Vale, vai. C'è fatta. Sam, di qua. Ora sapete cosa fa? Ah no, mi deve dire solamente arrampiarci più su, nel senso, fa così. Vai, sì, meno male. Ah io, qui c'è altro, no, ho visto una cosa. So che svarbolo. Specie di simbolo. La freccia di una bussola. Io sì. Wow. Facevi a sapere. C'è una cosa che ho imparato da te. È premio ovunque. Guarda lì. Lo stesso simbolo. La freccia. Scopriamo che cosa indica. Quindi ora bisogna andare lì, dove c'è la freccia? Perché sotto di noi. Sì. Che te guardi così, ma ci si può buttare. Effettivamente. No, non giù si fa più, vai. Corda infinita. Freccia di va, quindi bisogna andare dritto. Seguiamo le frecce, proviamo. E vediamo dove portano. È salito lui, boh, io boh, se c'è bene, se no cazzi su, e invece c'è sempre. Quindi seguiamo le frecce, questa è una freccia che ci andrà di va. Poi c'è un'altra che ci dice andare dritto. Almeno così sembra. C'è un'altra sott'acqua che è un casino da vedere, dici da sinistra. Poi ci sono altri. Io non ne vedo altri. Chissà perché se invece non andare qui sopra. Si prova. O no? No, proviamo ad andare a dritto.
Vediamo un po' cosa ci dice. È sempre Mike. Ci dice andare qui dentro. Se non sbaglio, la freccia indica qui. Sì, ho capito, con calma, eh. Se vuoi guidi te, Sam, a posto di chiacchierare. È un buon segno. Ok, e ora. Era un chart, siamo lì per forza. Caverna segreta, scale. Sembra promettente. No, devo fare un tuffettino, mi devo levare lo sfizio di essere qui. Vai. Oh. Ah bene ragazzi. Oh, via, a posto. Sono rinfrescato. Mio, so che è una cazzata, però a me l'acqua sì mi ispira anche di gioini da buttarmici, cioè facci buttarlo meno. Bravi? Come si fa? Non ce la fa a me a saltare, sai. No, boh. Addio, però ti distrugge tutto. Non ce la farò mai con un salto. Quindi? Sam, suggeriscimi qualcosa. Sam! La colonna al centro della caverna, potremo scalare. Bravo Sam. L'utilità di Sam in questi casi è molta, è tanta. Quindi prendiamo la barchettina, vai, e ci si schiocca a capire. No, fermati però, eh. Vai. Allora ce la dovremmo fare. Almeno spero. Fa vedere con un bel saltino, schioccati. Vai. Sì, è ganzo perché avete beccato bel tempo, cari miei. Sì, come no. Perché gli sviluppatori del gioco vi hanno voluto bene e vi hanno messo bel tempo. Vedrai, beccavi la tempesta, si rideva. No, aspetta, ho sbagliato, devo andare di là, vedrai, devo andare su. Madonna, andiamo. Vai, monta sopra lui tranquillamente. Ecco, infatti poi devo vestire la CV prima, cioè queste incalanature V. Vale, ci siamo. Per la miseria, Avery non era tipo da sobrietà e sottigliezza. Davvero, boia. E hai soldi o stai? Diamo un'occhiata più da vicino. È bloccato dalle macerie. Strano. Sì, da far giro, ce la fa qualcosa. Ovviamente. Cerchiamo un'altra strada. Vediamo un po'. Devo andare su. Vedere se assini vi. Dio. Ehi Sam, forza, dammi una mano. Sì, ok. Ok, passa tu. Sì. Niente. Continuo a arrampicarsi e strisciare sotto gli ostacoli. Affascinante vita di un cacciatore di tesori. Bello, dove sono lì? No, mi sa che ho sbagliato strada. Dobbiamo andare di là. Se c'è un di là. No, non c'è un di là a quanto pare. Devo andare per forza qui, ma dove?
Sam. Wow, spettacolare. Sì, spettacolare, ma cosa da fa? Aspetta, lì c'è qualcosa. Meno male, vai, che era già in difficoltà. Stranamente. Qui riesco dove prima. Di là. Cosa credi che fosse? Le arcate mi ricordano la cattedrale di San Isma. Non lo so. Cosa hanno costruito? Non l'ho costruito, che cazzo ne sono? Andiamo. Vedi se trovi qualcosa lassù. D'accordo. Allora? Una via c'è. Ma non vedo altri modi per salire. Aspetta. Una quotata a meno vatto se uccidesse una cosa del genere. Almeno sono arrivato di là, ok? Devo trovare un modo per farti salire quassù. Aspetta. Sam! Novità? Morto Sam. Sam! Sei ancora lì? Accidenti. Vediamo. Ha casinato il mio matrimonio. Deluso il mio migliore amico. Ho due folli e il loro esercito alle calcagne. E ora mio fratello è scomparso. Il lato positivo è che non c'è nessuno nei paraggi a darmi del tempo. Tu, forse non ce la fa. Ma nemmeno. Ah, no, qui, boh, è botta. Ci ho pensato a vedere i ponti se mi è crollato. Allora, vai. Ancora lì siamo. Ma dov'è? Cercavo un modo per farti salire. Ok, a questo punto salta e basta. Oh. Vai, ci siamo. Tutto bene? Alla grande. Ora possiamo andare. Ok. La presa deve essere stata. Probabilmente di va. Luck. Vedi qualcosa? Dammi un secondo. Sam, brutte notizie qui, un piccolo cieco. Ok, va bene, torna indietro. Come piccolo cieco? Andiamo a andare fino di là. Boh, vabbè, quanto pare no. Adesso deve esserci un modo per attraversare.
di là ce la posso fare, fatemi provare. Arriva. Allora, la metti o no? Dai, mettilo. Mettilo un po'. Ma mi fidi per il culo. Vai. No, si scherza. Mettilo un po'. Ma oh, si sta scherzando. Oh boia. Di là ci arriva. Sì. Che io non ci ho pensato, pensavo fosse più lontano, però. Non lo so a me se ci arriva. Io salto, ma la male muoio. Ah no! Aspetta. Di là cosa c'è? Che ho visto tipo. Vedi. Andiamo un po'. No, lo vedi? No. Ci denta duri. Oh, ha messo la manina. Ha messo la manina. Cosa si può prendere? Ci si può fare qualcosa? O no? Oh, io lo piglio. Non so se è possibile qualcosa. No, non ne abbiamo bisogno. Lo seguiamo. Dici, eh? Vabbè, la butto giù qua, semmai. No, vabbè, niente, scherzavo. Mi hai sentito? Quando? Prima, ho provato a chiamarti. Ti ho sentito? Perché? Temevo che qualcosa ti avesse distratto. Ah, sarei io distratto. Questo cosa vuol dire? Niente. Andiamo. Sì, certo. Boh. Io non so come mai mi ispira tanto andare fino qui. Prova a scendere, cosa che prima non ho fatto, non sono morto. Prova ora. E ce la può fare volendo, eh? Cioè, fa certi salti. Io salto, ve lo dico. Dove va, va. Non ce la farò mai! Vero, non ce la farà mai. Allora, ragioniamoci. E poi ci penso, che se vai di fini lì poi cosa fa? Nulla. Ancora. Mi hai sentito? Quando? Prima. Ho provato a chiamarti. Ti ho sentito? Perché? Eri preoccupato? Temevo che qualcosa ti avesse distratto. Oh, ah, sarei io distratto. Questo cosa vuol dire? Niente. Andiamo? Sì, certo. Va a cambiare qualcosa. C'è una via qua sotto. E a questa, maremma, cane. Accidenti a me, accidenti. Due ore. Ginocchiata t'ha preso di. Come stai? Boh, vai, sbatti del light, tanto. Lei, vai, vedere se è fatta. Sam, sono qui. Oh, cazzo, tocca sempre qualcosa. Ora sì. Oh. Perfetto, siamo ancora sulla strada giusta.
Mi dà una pedata sul culo, si va di sotto. No! Ho sbagliato, Dio buono, ho posto pusha la X, ho pushato il cerchio. No, scusate, ho sbagliato così. Allora, di va? Un'altra strada, meno male sono morto, vai. Tesorio, vai. Sam, vieni da questa parte. Porca puttana! Okay. Vai, olè. Va tutto bene? Sì. Quella è entrata di prima, vedrai che è chiusa. Di là cosa c'è? Ah, che posto è questo? No, bisogna andare qui, che stavo andando di là. Sam, guarda. Se volevate costruire un gigantesco parco di Piratiland. Ci sono anche delle scorte, attrezzi, sementi. Provviste. Ah, di là, cioè questa l'altra stanza che volevo vedere. Dobbiamo andare qui, vedrai. Classio, almeno mi sembra il classio segno, logo di sempre. E qui c'è la Madonna, no scherzo. Dio. C'è la polvere, Davide. Allora, mi sono accorto che ci sono due, diciamo, chiamiamoli timoni, no? Quello centrale che si muove premendo il quadrato, praticamente se lo mettete su, a regola, uno deve osi, deve simboli strani, non a caso, nel senso, simboli non so cosa sono, tipo, cos'è un fiore, no? Praticamente se premete il quadrato sopra la stessa vi si muove, lo vedete? Sia questo che quell'altro. Quindi io deduco che, siccome penso che sia nord, sud, est e ovest, qui ci deve andare la W, che poi va con la luce, e poi invece di là, siccome c'è mezzo raggio, secondo me ci deve andare, vedete, questo edificio lì non si muove, vedi? È quel cosino lì che lo fa muovere. Invece metto lì si muove. E io penso che il raggio vada con quello chiaro, quindi penso che debba andare così. Vediamo. No, preferite non far vedere come, diciamo, no, intuito questa cosa lì, ci mancherebbe. Però, sono passati
quasi 10 minuti prima di salire. Diciamo tagliato un pezzo di video per non annoiarvi, ecco. Comunque adesso ci siamo, andiamo avanti, vediamo cosa succede ora. Era un mogul, uno dei soldati sulla gasola. Perché si è alleato con Avery? Stava per essere giustiziato, ma è evaso durante la battaglia e ha fatto saltare le casse con la colpa di sparo dal peso. E l'altro tizio? Pare sia partito dal nulla per poi diventare un temibile sparacino. Ah, ora la luce c'è sopra, quindi bisogna fare la stessa cosa sopra. Ok. Il discorso qui penso che la palla debba andare. Sì. Ok, e per quanto riguarda quest'altro. Vabbè, non è così difficile, cioè solamente che devo stare attento perché in posizione a questo, perché sennò si sposano tutti e due. Ok, lo metto qui, questa deve diventare come così, ok. No, così o così, così, così. Ok, così dovrebbe andare. Te la vedo alle palle, se magari vedo, grazie. Ok. Ora manca l'ultimo, probabilmente. Vediamo. Joseph Farrell, William Mace, Tariq Bin Malik e Christopher Collins. 8 su 12. Mancano altri 4. Mi al solito. Ah, questa gira, eh? Questo è un bel casino. Allora, vedi quanto fa di giro, se va di là. Ok, quindi questa... è assolutamente diventa così. No? Fa vedere? Infatti. Questa invece... fa così e non fa di più, ne fa di più, uno solo. Ok, vai così. Vai. E gli ultimi della giornata. Richard Watt, Edward Englund e Thomas Tew. Sam, guarda, abbiamo una pista. Vediamo. Aspetta un attimo, ci sono solo punti girati. Anche il grande protagonista. Già. Vero capitano uncino. Vabbè, smetto. Scusate. Vediamo. Ok, e adesso? Non c'è più il sole di prima. Ho notato subito. C'è la cosa che si nota più di prima. Lo sai? Inizio a pensare che il nostro amico fosse un tantino narcisista. Pochino. Tu dici? Vediamo che sorpresa ha in serbo per noi. Oh, wow. Veramente alto. Quindi, si può scendere in qualche modo? No, bisogna salire dall'altro, giusto? Allora, Nathan, dimmi la verità. Che cosa te ne pare? Regge il confronto con le tue vecchie avventure. Chiedimelo quando sarà tutto finito. Non aspettarti, non aspettarti, non aspettarti! Si è spezzata? Bene. Sam chissà dov'è, appena premo il triangolo, Sam è qui. Na, caramba, che sorpresa. Sulla destra, siamo sicuri. Di là, dov'è? Conosco la sensazione. È l'emozione oppure... Tre ore da per trovarla.
È qui. Ho capito dove è. Sono lì. Quello aveva un'altra opinione. Sì. Già, è enorme. Allora, capitano, cosa stiamo guardando? Laggiù. La tempesta. Allora? Una grossa isola a forma di teschio? L'isola è grossa. Ma niente teschio. Deve essere lei. Libertalia. Libertalia. Ottimistico, tutto considerato. Vedi qualcun altro oltre te e me? Non c'è niente di male a mostrare un briciolo di soddisfazione. Sarò soddisfatto quando Alcazar non ci starà più addosso. Andiamo. Ok. Che c'è? Ho detto ok. No, 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 i tuoi ok non vogliono mai dire ok. Di solito vogliono dire il contrario. Wow, wow, wow. Okay. Quello è il nostro Wraith. Certo, e chi altri? Oh, merda. Ecco, credetemi che lo stavo per dì e aspettavo solamente la fine del film. Mi dà perché che il fatto di non andare spesa lì è, diciamo, l'intro del gioco. Cioè, la scena è quella lì. Ecco, infatti. A spezzoni ve la fa vedere così. Naufragio, nuovo capitolo. Quindi, come sapete, in conseguenza, con l'inizio del nuovo capitolo si finisce l'episodio perché conclude il capitolo precedente. Quindi niente, ragazzi, terminiamo qua. Siamo mezzi, no, siamo strasporchi, siamo bagnati fradici perché, vabbè, chiaramente siamo in acqua, tempesta abnorme. E niente, detto questo, non mi resta che salutarvi. Quindi vi saluto e vi aspetto al prossimo episodio. Ciao!